Cari amici, buongiorno dalla serie, ricordate bene, dalla serie Novara Stellare, questo è la, sono le manifestazioni del sindaco Canelli, e Novara Stellare in tutti i sensi, anche nei sensi più peggiori. Vi ricordate la signora che sta in via Marconi, quella che gli pioveva acqua in casa? Bon, vi faccio gli ultimi aggiornamenti. Io e il figlio della signora siamo andati presso la redazione della Stampa. Ci hanno ricevuto, visto e considerato che mi conoscono da diversi anni, diciamo tanti tanti anni, ci ha fatto parlare con un giornalista, io è la prima volta che lo vedo. Niente, questo si è seduto, era interessato a fare l'articolo, abbiamo chiacchierato, gli ho detto tutte le problematiche che la signora deve subire per quanto riguarda la perdita d'acqua dal soffitto, perché ATC non ripara. Niente, questa ci aveva promesso che avrebbe fatto quanto prima, parlo di pochi giorni, un articolo. La novità, volete sapere qual è? L'articolo non è stato fatto. E non basta. Se poi le sommiamo alla fine, facciamo 1 più 1 più 1 più 1, capite perché nessuno si muove. La signora ci ha comunicato che la scorsa settimana, indicativamente lunedì della scorsa settimana, il signor Leo Spataro, vicepresidente di ATC, ha telefonato alla stessa dicendo: cara signora, le comunico che entro questa settimana le faccio riparare il soffitto, così in casa sua tutte le volte che cambia il tempo non dovrà più piovere dentro e lei non sarà costretta a dormire in cucina col tavolo appoggiato sulla, cioè scusate, con la testa appoggiata sul tavolo. Ricordo alla signora, disse Spataro, che io questa settimana andrò in ferie, pertanto non mi cerchi perché non ci sarò, non sarò reperibile. Però le ricordo che, le assicuro che ATC riparerà il soffitto. Il giorno successivo sul web, visto che poi Spataro era andato in ferie, cosa vedo sul web? Spataro che sta facendo campagna elettorale. Allora non sei in ferie. Io non sto a guardare quello che vuoi fare della tua vita personale, ma secondo me, da persona seria quale sono io, dovresti prima preoccuparti di chi ti paga lo stipendio a fine mese e poi fare campagna elettorale per il partito tuo di riferimento, che è Forza Italia. Cosa vuoi fare? Se ti sbuttano fuori dalla TC diventi il presidente di Forza Italia? Di Novara, perché lì a Milano c'è Berlusconi e tu con Berlusconi, Berlusconi su di te ti passa come un trattore. Tu sei quello che nel 2016, te lo ricordo perché magari ti sei dimenticato, eri sulla lista civica Io Novara. Sì o no? Non eri candidato, anche lì raccoglievi firme. Quando andammo al ballottaggio, che c'era Canelli contro l'ex sindaco, che adesso non mi viene più il nome, Ballarè, c'era il ballottaggio perché non avevamo tutte e due raggiunto il quorum e ci fu il ballottaggio. Io allora anch'io ero nella lista civica ed ero candidato. Quando seppi che in quella frangente c'era il ballottaggio, io dissi, me lo ricordo benissimo perché eravamo in riunione, dissi: i miei voti, piuttosto che darli a Ballarè perché ha fatto le strisce blu, gliele do al sindaco Canelli. Non erano pochi voti, erano un po' di voti, un po', diciamo una cinquantina, per stare tranquilli. Ma tu i voti
non li hai dati a Canelli, visto che eri di centrodestra. Tu hai dichiarato in sede, e cioè i testimoni, che i tuoi voti andavano a Ballarè. Chi avresti preferito Ballarè? Vinse Canelli, come era ovvio, per la questione delle strisce blu. Ballarè perse le elezioni e io lo intervistai e lui ammise la sera dello scrutinio, ammise di aver perso le elezioni per le strisce blu, e a te non ti si vide più per un po' di tempo, anche perché De Bartolo uscì da Io Novara avendo constatato che era un partito che si stava avviando alla morte politica. Non ci vedemmo per un po', però gli ultimi anni della giunta Canelli, noi eravamo in consiglio comunale tutte le volte che c'era consiglio comunale per interviste varie, ti vedemmo spesso comunicare col presidente Gerry Morante, poi con tuo cugino Pietro Gagliardi, e non ci risultava niente a tuo carico. Dopodiché, guarda caso, ci comunicarono dopo un po' di anni che tu eri diventato vicepresidente di ATC. Perché faccio? Non è che ho un tic, è che lecca oggi, lecca domani, hai trovato la chiave perché qualche politico di Forza Italia, con l'aggiunta sempre di qualche altro consigliere comunale, avevano fatto il tuo nome, e visto che Pietro Gagliardi e tuo cugino avevano lasciato o erano in procinto di lasciare la minoranza per andare alla maggioranza con Canelli per le prossime elezioni che si sono fatte l'anno scorso, come contropartita incominciavano a chiedere le cadreghine che alla fine sono state date. Allora, visto che sei vicepresidente, e io so a priori, scusate quello che dico, ma è la verità, che i vicepresidenti indicativamente contano come il due di picche, per non dire un'altra cosa, però visto e considerato che la signora, quella che tu hai assicurato che i lavori venissero fatti, ti paga lo stipendio, anche lei, anch'io ti pago lo stipendio, tutti i cittadini ti pagano lo stipendio, visto che voi siete pagati dalle case popolari, i cittadini che stanno nelle case popolari vi pagano lo stipendio, se no fammi capire da dove vengono presi i soldi. Cioè, sicuramente ATC non manda nessuno a battere su Viale Curtatone. I soldi vengono presi dai canoni che i poveri cristi come la signora vi pagano ogni mese, e che voi fate dormire su una sedia, perché camera da letto, metà della cucina e tutte le altre stanze sono perennemente allagate, come sono state allagate ieri sera, che ieri sera a Novara pioveva. Allora, cosa ha fatto De Bartolo? Dopo il giornale ha telefonato a Franzinelli per il problema della signora e per altri problemi che stanno venendo fuori. Franzinelli, dall'inizio alla fine della telefonata, Franzinelli è il responsabile capo gabinetto dell'ufficio del sindaco Canelli. Mi disse dall'inizio alla fine che avevo ragione. A casa mia la ragione dei fessi. Però siccome non mi considero un fesso, non sono un fesso, almeno io personalmente, poi se gli altri mi considerano un fesso, prima o poi, caro Spataro, ti ricordo che il verme disse alla noce, dammi tempo che prima o poi ti buco, io non faccio minacce, mi conosci bene, tu hai detto e hai scritto su un post che tu non hai paura delle mie minacce, le tue minacce non ti fanno paura. Cazzo, scusate, ho trovato Nembo Kid, Superman, e che non ti fanno paura, è che sei al di sopra di ogni sospetto. Ti ricordo che tutti hanno, a quanto mi costa, qualche segretuccio
senza carne ma solo ossa, nascosto nell'armadio. Se poi i segretucci sono quelli di fare il primo della classe e poi in definitiva non combini una benemerita mazza, almeno nei confronti della signora, le tue promesse sono andate a puttane, come si dice in gergo, allora se non conti niente e c'hai una coscienza umana e vuoi che la gente ti rispetta, beh, io ti dico da cittadino che quando io ero presidente del SUNIA, solo per delle stupidate, non potenti, cioè cose importanti come quelle della signora di via Marconi, ma stupidate, De Bartolo diede le dimissioni e si liberò della carica di presidente. Tu pensa che sei vicepresidente. Se l'ho fatto io, ricordati che quando ero io a Io Novara, De Bartolo se ne andò, non stette lì a chiedere posti, come tutti gli altri posti che sono andato. Io quando sono le cose che non vanno, in base ai soldi, tanti anni fa io prendevo 4.000 euro al mese, ho dato le dimissioni da un'azienda molto importante di Novara. Tu con 4.000 euro, scusate perché, con 4.000 euro, dove andavi? Eri in aereo con 4.000 euro. Adesso se prendi, a quello che mi costa, prendi dai 600 a 1.000 euro al mese. Beh, ma scusate, ma se non produci sono 1.000 euro che vengono dati così a iosa. ATC, caro presidente Marchionni, ma se tu vedi che nella tua azienda c'è qualcosa che non funziona, ci sono dei ritardi, perché non li mandi via? Visto che no, e le nomine come la tua, caro presidente, sono fatte politicamente. Elimina i rami secchi. Quando un albero non produce la frutta, si pota l'albero per fare in modo che crescano nuovi rami e la frutta venga bella rigogliosa. Qui la frutta non viene rigogliosa, gli alberi stanno seccando, però la poltrona non si stacca dal culo. Ma cosa avete adoperato? La nuova crema che è Super Attack? Speriamo che prima di quanto spero il Super Attack non si stacchi da solo, però vi ricordo che il Super Attack alla fine ti tira via pure la pelle, e lì la pelle ci rimane, dovete raschiarla, perché vuoi vedere che con la pelle che rimane lì vi chiedono anche il contributo mensile? Ah, oh, c'è la pelle, adesso vado all'INAIL e dichiaro l'infortunio sulle chiappe del culo. No, non funziona così. Tornando a Franzinelli, mi ha detto che come collaboratore di Canelli lui più di tanto non può fare. Ho ricordato a Franzinelli che la proprietà è comunale di questo condominio e la gestione è ATC. Ma visto che tu sei la proprietà e credo che ATC non te la faccia gratis, imponiti. Perché non lo fai? Perché forse la dirigenza, le nomine della dirigenza sono state fatte dal sindaco Canelli? È un'altra cazzata. Questa è un'altra cazzata delle tante cazzate politiche che ultimamente stanno venendo a galla. Canelli aveva promesso nel 2016 che si sarebbe occupato della città della salute. Ho ricordato ieri sul post dell'ex sindaco Armando Riviera che chi si è occupato della città della salute in date non risalenti alla nomina della Lega in consiglio comunale fu Gianni De Bartolo, il sottoscritto, quello che coordinò e fece fare una riunione nell'ufficio del sindaco Gianni Correnti, vi parlo di tanti anni fa, insieme a Monsignor Scirpoli, riguardante la città della salute. Chi doveva fare la costruzione era Montipò, ok? Il terreno era, una parte del terreno era di Montipò. Fecero questa riunione, si trovò una via di mezzo, guardate che vi dico i particolari,
Da una parte c'era la città della salute, da un'altra parte doveva sorgere una casa di riposo con tanti ospiti dentro, e guardate la lungimiranza di chi era lì. Tra la casa di riposo, che doveva agevolare quei pazienti che dovevano avere sollievo ospedaliero, invece di essere trasferiti subito a casa, li mandavano in una casa di riposo per un sollievo delle dimissioni dell'ospedale, e andando alla casa di riposo li guardavano anche lo spirito. Perché lo spirito? Non perché dovevano morire, ma volevano costruire tra l'ospedale e la casa di riposo una chiesa. Così facendo, la casa di riposo era agevolata, perché la chiesa, essendo abbinata alla casa di riposo, diventava un luogo di culto e avrebbero avuto delle agevolazioni fiscali nei confronti dello Stato. Questa roba non andò in porto, perché in Regione Piemonte, almeno così mi dissero, perché io non ero presente a queste riunioni, ci fu qualcuno del centrodestra che si mise di traverso e fece in modo che quel progetto andò a carte 48. Dopo un po' di anni viene fuori Canelli nel 2016, facciamo la città della salute, me lo ricordo perché abbiamo i video, come Novara Svegliati abbiamo i video, annunciò a un'intervista fatta da me, annunciò agli amici del web che entro il 2019 iniziavano i lavori di costruzione dell'ospedale, perché prima dovevano fare la bonifica. Io andai nel 2018 a verificare la bonifica era stata fatta. Nel 2019 la bonifica, intendo il terreno, perché era un terreno militare e dovevano vedere se magari c'era qualche ordigno inesploso, quella era la bonifica. Nel 2019, a gennaio del 2019, De Bartolo andò a controllare l'avanzamento dei lavori. E sapete cosa trovai? Dei tubi innocenti fatti su tipo magazzino, senza intelaiatura, senza, solo tubi innocenti in un angolo, in piedi, non stesi per terra. Ho detto, avranno fatto o vorranno fare qualche capannone per metterci dentro qualche materiale. Da allora, Nisba, tutte le volte però, cari amici, che ci sono o le elezioni comunali, o le elezioni regionali, o le elezioni nazionali, come quelle che ci saranno il 25 di settembre, guarda caso Canelli tira fuori la storia della costruzione dell'ospedale della città della salute a Novara. Io ieri mi sono informato, ho telefonato, ho fatto un giro di telefonate. Vi ricordo che nel Milanese hanno fatto un accorpamento tra l'ospedale Galeazzi e la clinica Santa Rita, li hanno unificati e li vogliono inserire. Adesso quelle due cliniche lì chiuderanno, e sapete dove si spostano? Nell'area della ex fiera Expo, l'area che è stata predisposta l'anno scorso, l'anno prima, per il Covid, e stanno già facendo gli spostamenti. Allora, caro Canelli, fammi capire, perché sai, io ogni tanto chiedo ma non ci arrivo con la testa. Tu annunci che a Novara state facendo pressione nei confronti della regione per la costruzione del nuovo ospedale a Novara, quando a 20 minuti da Novara c'hai due cliniche specializzate che fanno un'ortopedia e l'altra è altro tipo di specializzazioni, che a Novara non ci sono, e secondo te il governo ti dà i soldi per costruire la città della salute a Novara, o darai soldi alla Expo,
attenzione, già costruito, già predisposto per questo nuovo ospedale a Milano. Ma allora di che cosa parliamo? Altro fumo per raccattare quei 4 voti? L'unica cosa che ho capito è che qualcuno di voi ha la canna del gas. Siete... non lo so, volete prendervi un po' di Valium per stare tranquilli, perché so, questo lo so, perché io non è che ho un follower, ne ho diversi, e ti sarai accorto, caro Canelli, che il video che abbiamo girato della signora che gli piove l'acqua in casa è stato condiviso da tanta gente. Tanta, mi hanno anche telefonato, e non sono le telefonate che riceve il consigliere Piscitelli, quello che ti ha portato 160 voti. Io ho quasi 2000 follower e gli altri, a loro volta, essendo quel video diventato virale, condividono con gli altri follower. Capisci che ti sta tirando la zappa sui piedi, perché tutti quelli che condividono, che mi chiamano, non votano più. Almeno mi hanno detto che sei una delusione completa. Tu e quelli che sono nel Consiglio Comunale in maggioranza. Si dice che a Novara siete in caduta libera. Spero che abbiate recuperato, in mezzo a qualche giornalista di parte, almeno i soldi per acquistare dei paracadute. Se non li avete trovati, andate a cercarli a Corso Torino, andate a cercarli, magari qualche persona di Corso Torino vi dà qualche soldino per paracadute, per pararvi il deretano. Corso Torino, via 23 marzo, che ti posso dire, magari qualcuno del vicino all'ex macello comunale, qualcun altro che vi posso dire, qualcun altro che vi ha votato in area San Paolo, magari in zona Santa Rita. Se te, caro Canelli, non era per la lista civica e per qualcuno che ha dirottato molti voti in lista civica, ti ricordo che la lista civica è il terzo partito di Novara, se non era per quel qualcuno, e tu sai nome e cognome, perché ci sono due persone che hanno dirottato tanti voti sulla lista civica, tu eri a casa, perché eri stato sorpassato da Fratelli d'Italia. Allora di che cosa stiamo a parlare? I voti li hai presi? Ti sei gongolato col 70% di preferenze, avendo avuto solo il 50%, diviso con tutti gli altri, anche quelli di opposizione, solo il 50% a Novara ha votato e il 50% non ha votato. Questo è l'anno scorso. E adesso quanti saranno i novaresi che non vanno a votare? Spero tanti. Così una volta per tutti, eliminiamo i famosi rami secchi. Quelli che dovete dirmi che diavolo hanno fatto da quando sono stati eletti. Vogliamo fare una piccola lista senza fare male a nessuno? È solo una piccola lista. Sozzani, brava persona che io stimo, inquisito per una mazzetta da 10.000 euro. Prossimamente su questi schermi dovrà rispondere se ha ragione o meno. Sempre presunzione di presunzione di innocenza. Ok? Marzio Liuni, oltre a mettere a posto le transenne durante il Covid, cosa hai fatto? Ti ricordo, caro Marzio, che mi telefonasti dicendomi: ah, io sto facendo di qua, io sto facendo di là, ti devi vergognare di come mi attacchi sul web. Beh, a me mi risulta che per Novara, parlo da De Bartolo, con la presunzione di ignoranza di De Bartolo, perché magari qualche cosa non la conosco. Tu a Novara cosa hai fatto per i cittadini novaresi?
Hai messo le transenne? Si è andata a trovare quelli dell'ospedale, i paramedici? Basta. Questo visto, questo letto. E il senatore Gaetano Nastri, cosa ha fatto per Novara da quando ha preteso la costruzione della cattedrale del nulla che si chiama Sporting in Corso Trieste? Quell'area lì, quanti soldi sta costando a Novara da quando è stata costruita? A posto di quell'area lì, perché non si è costruito e allargato il palazzetto dello sport di Viale Kennedy? Lo spazio c'era, era enorme dietro. No, si voleva la costruzione nuova, perché sai, le ristrutturazioni hanno un costo, le costruzioni nuove hanno un altro costo. È sempre il serpente che si mangia la coda. E da quella volta lì, dove ha fatto sta mega opera, avete mai visto Gaetano Nastri rilasciare qualche conferenza stampa in televisione, tranne qualche cosa sui giornali, dicendo io per Novara sto facendo questo, 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 questo? Io personalmente tempo fa chiesi a Gaetano Nastri di fare un'interrogazione alla Camera dei Deputati, parlo quando era deputato, non quando era senatore, oppure al contrario, quando era senatore. Lo stesso mi disse, non ti preoccupare De Bartolo, non ti preoccupare, che io ti faccio l'interrogazione. Beh, volete sapere, quando vengono fatte le interrogazioni, vengono fatte per iscritto, poi lì magari su question time si fanno a voce, e siccome si richiede all'interlocutore, in questo caso il ministro, una risposta scritta e verbale, io a tutt'oggi, e credo che siano passati cinque o sei anni, io non ho letto nell'interrogazione che aveva fatto Gaetano Nastri nella la scritta data dal ministro. Allora mi hai preso per il culo? Io qua peli non ce ne sono, e questa non lecca, perché prima di tutto io ho una dignità, e secondo io non devo chiedere voti al prossimo. Adesso cosa state promettendo? Ah, sarò presente a tutti i gazebo perché noi ci siamo. Sì, dove ci sei, Gaetano? Sei presente, ma stai comunicando? Quali sono le promesse che fai al cittadino? Che c'è l'asino che vola? E il cittadino non sta neanche più ad ascoltare che c'è l'asino che vola. Il cittadino che viene o è predisposto per Fratelli d'Italia, come i cavalli che non vedono che c'è di giro di lato, ma gente come De Bartolo, che ragiona con la propria testa, che non lecca il culo, non lo so se quest'anno sei ancora senatore. E ti ricordo che le nomine le fa il partito. Hai visto mai, con la riduzione del Senato e della Camera, che non ti nominano a Novara? Se non ti nominano senatore, ci saranno delle novità prossimamente su questi schermi. Anche perché, caro il mio senatore, o come cari altre persone, uno è stato inquisito per una mazzetta da 10.000 euro. Io non voglio dire che voi prendete mazzette, ma non avendo più l'immunità, vuoi vedere che salta fuori qualche uccellino o piccione dal cilindro e vi fai il regalo dopo? Pregate a Dio che siate eletti. Questo dovete dire al cittadino. Eleggimi perché magari salta fuori qualche cosa. Non dico che, però normalmente quando uno perde l'immunità le magagne vengono fuori. Rispetto Sozzani perché si è tirato indietro, vuole rispondere al magistrato dell'accusa fatta, ma sai, i giornalisti che non mi pubblicano l'articolo, ATC che non si muove, ragazzi, a Novara in comune, provincia e regione non governa il centro-sinistra,
siete il centrodestra che governa, ma voi non mi avevate detto nel 2016 quando andremo al governo cambieranno tante cose? L'ho visto e lo stanno vedendo tanti cittadini. Le cose sono cambiate solo per chi ha il potere. Canelli si è preso un aumento di stipendio che si aggira a 11.000 euro. Quelli continuano a prendersi 18.000 euro al Senato e Liuni continua a prendersi i suoi 15-14 più gli optional che hanno. Treno gratis, telefono gratis, giornale gratis, uffici gratis, sto parlando di Roma, e i fessi pagano. Noi ti eleggiamo per darci una mano per risolvere i problemi, che a Novara ce ne sono tantissimi, e poi alla fine cosa scopriamo? Che del centro sociale, tranne annunci, non si sa più niente. Del macello, tranne annunci, non si vede niente. Di Casa Bossi, tranne annunci, non si vede niente. E che ci rimane? La pista di atletica, tranne annunci, magari sto sbagliando io, non si vede niente. Altri problemi quali sono a Novara? Le strade, si vedono a toppe. Il verde pubblico, non ne parliamo. Ho dovuto fare più post sul web per, dopo un anno, veder tagliata l'erba davanti a casa mia. Capite che, e ne ho citate solo poche, sono poche cose. Questa roba qua, è inutile che continui a farmi annunci Canelli e compagni. Stavolta, sto giro qua, non lo so come andrà a finire. Prego che vada a finire bene per il cittadino, perché sostituendo una classe politica inesistente, forse il cittadino a questo giro qua ci guadagna. Però devo dire una cosa e chiudo. A tutti coloro che il 25 settembre vanno a votare, vanno per le elezioni, di andare a votare. Perché vi dico questo? Perché se non andate a votare potrebbe esserci qualche inghippo. Se andate a votare e votate scheda bianca, vi illumino un attimo. Fate in modo, se andate a votare e non volete votare, di prendere la scheda, maciullarla tutta, lasciandola intera, fare le croci su tutti i partiti, oppure scrivete le frasi come ti voglio bene Susanna, Susanna sei la principessa del pisello, tutte queste robe qua. Perché solo così, annullando la scheda, non ci sia qualcuno che possa avere la manina felice e indicare la preferenza per qualche partito. È una cosa illegale quella che sto dicendo, però vi sto mettendo il sorcio nelle orecchie. Andate a votare. Se non volete votare la classe politica attuale, annullate la scheda facendo più o meno gli scarabocchi. Perché solo così non possono prendere né preferenze e né voti. Mi raccomando, è la verità, quella che vi dico è la verità, perché qualche cosa mi è arrivata l'anno scorso, una vocina strana mi è arrivata, non posso fare né nomi e cognomi perché non mi voglio prendere querele, però dico, sono le voci, l'opera, una voce poco fa nell'orecchio sussurrò, vi ho cantato anche un pezzo d'opera. Ricordo a tutti che la signora sta ancora dormendo in cucina, seduta su una sedia e la testa l'appoggia contro il tavolo. Lei ha 82 anni con il compagno di 82 anni e vi ricordo ancora una volta che la signora è disabile. Viva le politiche sociali a Novara che si stanno occupando di queste persone. Viva le politiche sociali a Novara che difficilmente contattano le persone che non stanno in condizioni ottimali, e viva l'assessore che è andato in ferie per l'ennesima volta. Mi dicono che questa volta non è andato alla sua casa in Costa Azzurra a Cannes. Comunque auguro a tutti una buona giornata e non molliamo. Ciao.